6 dicembre 1950. Sull'operazione che ha condotto alla cattura del bandito Pisciotta nel territorio di Montelepre si apprendono i seguenti particolari. Per meglio mascherare l'azione da compiere e non destare quindi alcun sospetto da parte del ricercato, dopo la battuta effettuata nella notte del 3 e 4 corrente, il questore di Palermo, dottor Marzano, disponeva perché l'appostamento venisse effettuato nel pomeriggio di ieri da un gruppo di elementi di pubblica sicurezza che per il loro numero ristretto più facilmente potevano sfuggire all'attenzione del bandito. Costui, come del resto dimostra la cattura avvenuta senza conflitto, era perfettamente tranquillo e quindi a un certo momento le forze dell'ordine irruppero nella casa in cui era il bandito. Pisciotta si trovava nascosto in una botola celata da fascine di legno e da fieno, scavata sotto il pavimento e capace di contenere solo un uomo in piedi. La botola era fornita di una presa d'aria che consentiva al Pisciotta di potervi rimanere piuttosto a lungo. All'irrompere degli agenti, la madre del bandito non mostrò alcuna preoccupazione, fidando appunto nella sicurezza del nascondiglio. E molto infatti dovettero faticare gli agenti prima di riuscire a scoprire la botola. Dentro la botola, ritto e immobile, era Gaspare Pisciotta. Per oltre 48 ore il bandito era rimasto in piedi, digiuno, senza potersi muovere, respirando attraverso una presa d'aria ricavata nel coperchio della botola. Ormai scoperto e ricercato, fu dapprima restio ad uscire dalla botola, ma alle reiterate insistenze, fatte anche dalla madre, che era presente alla scena, si decise e consegnò la sua pistola. Poi si è lasciato tranquillamente ammanettare. Vestiva, molto elegantemente, un soprabito nuovissimo, color cammello, un completo grigio e una sgargiante cravatta americana. Pisciotta, come Giuliano, portava la cinghia con il leone rampante, simbolo del comando. Aveva indosso una sola arma, la Colt, di cui abbiamo parlato, con 8 proiettili nel caricatore e uno in canna. Le sue condizioni fisiche, contrariamente a quanto si è detto e scritto, sono ottime. Il che porta a credere che non risponda a verità la voce, messa in giro, che egli fosse affetto da tubercolosi. È opinione comune che la cattura di Pisciotta sia stata determinata da una precisa informazione pervenuta alla questura, informazione che molte voci attribuiscono alla famiglia di Giuliano. È noto infatti, e lo ha pubblicato anche un settimanale milanese, che la madre dell'ex re di Montelepre fosse convinta che a tradire il figlio fosse stato Gaspare Pisciotta, l'uomo di cui egli si fidava. Non è possibile naturalmente accertare tale voce. Una cosa è certa comunque, che fra Pisciotta e la famiglia Giuliano, dopo la morte di Turiddu, i rapporti erano tesi. Ciò è confermato da una lettera scritta qualche tempo fa dal bandito a un giornale palermitano, in cui Pisciotta, facendo riferimento all'inchiesta condotta dal giornalista Tommaso Besozzi, così affermava: «Io sputo 1000 volte in faccia a Tommaso Besozzi e a colui che lo ha informato su ciò che è apparso sul giornale. Come osa scrivere sul giornale delle informazioni di quella lurida e sporca madre, di quella belva assetata di sangue?» I termini in cui si esprimeva Pisciotta parlando della madre di quello che fu il suo capo e inoltre legato a lui da vincoli di parentela portano a credere che un certo qual astio esistesse. Gaspare Pisciotta da ieri pomeriggio non ha aperto bocca e non è stato ancora interrogato. Il questore Marzano, che ha condotto l'operazione, sembra che abbia dichiarato: «Noi, i banditi, li prendiamo vivi». 7 dicembre 1950. Stamane, giornalisti e fotografi sono stati ammessi alla vista del Pisciotta nell'ufficio del comandante della squadra mobile. Il bandito indossava un completo blu, con camicia di seta color avorio e teneva gettato sulle spalle un cappotto nuovissimo, color nocciola. Era sbarbato di fresco, ma non aveva alcuna voglia di parlare. 7 gennaio 1951. Il giudice istruttore presso la Corte di Appello di Palermo ha posto a confronto la madre di Salvatore Giuliano col bandito Gaspare Pisciotta, recentemente arrestato e attualmente detenuto nelle nostre carceri. Tale decisione è stata resa necessaria dopo l'interrogatorio della madre di Giuliano e le dichiarazioni da lei fatte sulla morte del figlio. Un riserbo assoluto circonda l'esito di questo incontro, che potrebbe avere importanza notevole per il proseguimento delle indagini.
Tuttavia, sembra che il Pisciotta abbia tenuto dinanzi alla madre di Giuliano un contegno di assoluta indifferenza, affermando di non conoscere la donna e aggiungendo, persino, di non aver mai avvicinato lo stesso Giuliano. 7 febbraio 1951. L'improvviso arresto dell'avvocato Gregorio De Maria, davanti alla cui casa di Castelvetrano fu trovato ucciso il bandito Salvatore Giuliano, è un grave colpo per la versione ufficiale che fu data sulla fine del re di Montelepre. Ora si può essere quasi certi che nel secondo processo della banda Giuliano, che inizierà il 2 aprile dinanzi all'assise viterbese, la verità sulla notte di Castelvetrano e sulla morte di Turiddu prorromperà dopo 8 mesi di contraddizioni e di ombre. Di carattere scontroso, Gregorio De Maria non esercitò la professione legale con molta convinzione. Visse fino a pochi giorni fa, da solitario, nella sua casa in via Fra Serafino Mannone, dove ha anche lo studio. Nel cortiletto prospiciente, la notte del 5 luglio 1950, fu trovato il cadavere di Giuliano. Le autorità dissero che il bandito era stato abbattuto dopo un drammatico conflitto con i carabinieri. Lo avevano sorpreso mentre camminava per le strade di Castelvetrano. L'8 dicembre dello scorso anno fu arrestato Gaspare Pisciotta, luogotenente di Giuliano. La sua cattura coincise con una denuncia sporta all'autorità giudiziaria di Palermo da Maria Lombardo, madre del fuorilegge ucciso. Ella chiedeva alla giustizia che piena luce fosse fatta sulla notte di Castelvetrano e sulla fine del figlio. Se Turiddu non fu freddato durante un conflitto con i carabinieri, sostenne la donna, se la versione ufficiale sulla sua morte non corrisponde a verità ed egli fu ammazzato a tradimento mentre dormiva, come si è da più parti affermato, nessuno aveva diritto di compiere un tale atto, anche se mio figlio si era macchiato di delitti, anche se era un fuorilegge e anche se il Ministero dell'Interno aveva posto sulla sua persona una grossa taglia. Frattanto, man mano che l'indagine sulla notte di Castelvetrano andava avanti, la figura del De Maria prese rilievo. Molte voci corsero sul suo conto. Chi disse che aveva ospitato Giuliano nella propria casa e che colà il bandito era stato ucciso prima di essere trasportato morto nel cortile. Chi affermò d'aver notato che il De Maria, nel periodo precedente alla morte del bandito, faceva spese superiori al normale, specie per l'acquisto di cibi. Da un macellaio avrebbe comperato in quei giorni vistose bistecche di filetto, il che non era nelle sue abitudini. Qualcuno che aveva osservato bene il cadavere di Giuliano nel cortile raccontò che il bandito portava certi calzini colorati a righe comperati dal De Maria in un negozio qualche tempo prima. Infine si assicurò che in una tasca dei pantaloni di Turiddu si erano rinvenute certe fotografie da lui eseguite nello studio del De Maria, fotografie che potrebbero essere fra le carte dell'istruttoria in corso. Nonostante le accuse di favoreggiamento mosse a suo carico, il De Maria non ebbe fastidi dalla madre di Giuliano e dai suoi congiunti. Li convinse d'essere estraneo a tutta la faccenda e di non aver ospitato Turiddu a casa sua. Quando un settimanale milanese fece per la prima volta il suo nome come favoreggiatore dell'uccisione del bandito, il De Maria annunciò d'aver dato querela per diffamazione. Fece anche il nome del proprio patrono, l'avvocato Rocco Giulio, già deputato della Costituente. La querela però non ebbe seguito. Tutto si limitò all'annuncio. L'altro giorno, mentre la figura del De Maria sembrava rientrata nell'ombra, arrivarono a Castelvetrano alcuni carabinieri della Legione di Palermo e mostrarono all'avvocato un mandato di cattura. Lo arrestarono e lo tradussero alle carceri palermitane. Sembra che recentemente il De Maria avesse invano chiesto il passaporto per recarsi all'estero. 8 aprile 1951. Il processo della banda Salvatore Giuliano ricomincerà lunedì 9 dinanzi alla Corte d'Assise, dopo 8 mesi e 22 giorni dall'interruzione. Si iniziò nella vecchia aula il 12 giugno dell'anno scorso. Dei 39 imputati per la strage di Portella della Ginestra, mancavano nella gabbia i personaggi principali: Giuliano, il re di Montelepre, Gaspare Pisciotta, suo cugino e luogotenente, Frank Mannino, Nunzio Badalamenti, tutta gente che, secondo l'accusa, la mattina del 1 maggio 1947 aprì il fuoco contro una folla di 2000 persone,
mentre celebravano con una scampagnata la festa del lavoro. La prima fase del giudizio impegnò 18 udienze, furono interrogati gli imputati, chiusi in due gabbie diverse, e un centinaio di testimoni, fra cui molti congiunti di coloro che erano stati uccisi dalla banda di Giuliano durante la sparatoria. Fra le vittime c'erano adolescenti, donne e bambini. La mattina del 5 luglio il dibattimento subì una profonda scossa. Avvocati, giornalisti e perfino alcuni imputati giunsero nell'aula con i giornali che recavano a grandi titoli la notizia dell'uccisione di Giuliano, abbattuto in Castelvetrano dopo un conflitto con i carabinieri che l'avevano attirato in una specie di trappola. L'accusato numero uno, colui su cui pesava la maggiore responsabilità dell'organizzazione e dell'esecuzione dell'eccidio, per non parlare dei molti altri delitti, scomparve improvvisamente dalla scena giudiziaria. 5 giorni dopo arrivarono incatenati a Viterbo Frank Mannino e Nunzio Badalamenti. Si seppe che erano stati arrestati quasi contemporaneamente il 19 marzo 50, quando il processo non era cominciato. Nessuno aveva avuto notizia della loro cattura. L'allora colonnello dei carabinieri, Ugo Luca, comandante del corpo per la repressione del banditismo siciliano, li aveva tenuti nascosti nella sua caserma di Palermo. Se n'era servito per arrivare a togliere di mezzo Giuliano. Sorse un incidente di procedura. Mannino e Badalamenti, sostennero gli avvocati, sono stati giudicati fino a questo momento come latitanti. Erano invece nelle mani di Luca, che non ritenne di informare la giustizia dell'avvenuta cattura. Codesta irregolarità potrebbe rendere nullo tutto il processo. Fu necessario sospendere il giudizio e rinviare gli atti al procuratore generale per un supplemento di istruttoria. Il 9 dicembre Gaspare Pisciotta, il personaggio principale della banda dopo la scomparsa di Giuliano, fu trovato in un nascondiglio nella sua casa di Montelepre.